i paesi in cui le coppie dello stesso sesso possono fare GPA, parliamo essenzialmente degli Stati Uniti e del Canada. Nel Canada la GPA è solidale, non ci può essere pagamento per la donna che porta avanti la gravidanza, quindi questa narrazione drammatica, melodrammatica direi anche, dei paesi poveri non sta in piedi. Noi dobbiamo costruire diritti universali, non reati universali. Napoli è stata antesignana, adesso bisogna spingere per andare avanti e non tornare indietro. Diritti universali, non reati universali. Il 90% delle famiglie arcobaleno è formata da coppie di donne. Il 90% delle persone che fanno figli con la gestazione per altri sono coppie eterosessuali. Finché la gestazione per altri riguardava solo le coppie eterosessuali, che ovviamente spesso la nascondono, tornano in Italia e dicono di aver partorito quel bambino all'estero, andava tutto bene. Fino al 2016, quando si è iniziato a parlare di legge sulle unioni civili, la legge Cirinnà, mai visto un dibattito, una raccolta firme, gente che si strappava i capelli contro la GPA. I paesi in cui le coppie dello stesso sesso possono fare GPA, parliamo essenzialmente degli Stati Uniti e del Canada. Nel Canada la GPA è solidale, non ci può essere pagamento per la donna che porta avanti la gravidanza, quindi questa narrazione drammatica, melodrammatica direi anche, dei paesi poveri non sta in piedi. Che cosa implica l'interruzione delle trascrizioni? Bisogna partire dal presupposto che in Italia non esiste una legge sul doppio riconoscimento. Nel caso di una coppia di donne viene riconosciuta all'anagrafe solo la donna che partorisce e l'altra mamma è esclusa dalla vita di quel bambino, anche se fa parte ogni giorno della vita di quel bambino. Occuparsi di un figlio senza essere legalmente riconosciuti è qualcosa che non auguro a nessuno, in primis alle persone eterosessuali che oggi ci vorrebbero impedire di fare i genitori. E nella coppia di papà, siccome si tratta di un certificato di nascita estero, non poterlo trascrivere integralmente vuol dire che lo Stato ti chiede di rinunciare a uno dei due padri. Nella realtà, nella società civile, nel paese reale, non funziona così. Sì, esatto, non viviamo su Plutone, non viviamo nel paese dove esistono solo le coppie dello stesso sesso. Mio figlio ha 8 anni e mezzo, ho vissuto il nido comunale, ho vissuto la scuola dell'infanzia, adesso vivo la scuola primaria. Con chi? Con coppie eterosessuali che si rapportano a noi, famiglie omogenitoriali, come si rapportano con qualunque altra famiglia. Nella scuola di mio figlio, che va a scuola a Roma, in una scuola pubblica, mio figlio sta bene, ha due mamme, mio figlio sa benissimo di avere due mamme, sa benissimo come è venuto al mondo. Dovrebbero raccontarlo anche le persone eterosessuali che fanno la procreazione medicalmente assistita e l'inseminazione artificiale, come sono nati i figli. Di solito glielo nascondono. Vice Sindaco, il Comune di Napoli ha risposto immediatamente con un gesto molto, molto forte, no? Sì, la pluralizzazione famiglie nella titolazione di un assessorato è chiaramente non l'espressione solo formale di una posizione, ma il riconoscimento della differenza, dell'eterogeneità e della varietà delle condizioni familiari che noi riconosciamo come un valore e non come un ostacolo. Di conseguenza noi oggi siamo qua a sostegno di tutte le famiglie che hanno a cuore il principio che avere un figlio è una possibilità e che in questo caso è in discussione il tema dei diritti dei bambini e delle bambine. Noi dobbiamo costruire diritti universali, non reati universali. Napoli è stata antesignana, adesso bisogna spingere per andare avanti e non tornare indietro. Diritti universali, non reati universali.